Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo video reaction a Pokémon Evoluzioni, terzo episodio. Come appunto ho detto nel secondo episodio, sicuramente stiamo andando dall'ottava generazione al ritroso fino alla prima. Va benissimo così, non c'è alcun problema. Il problema è che siamo alla sesta generazione e la sesta generazione è pregna di lore. Anche se però qui credo si parlerà di Elisio, il visionario, e la thumbnail suggeriva anche che l'episodio sarebbe stato incentrato su questa figura, che, stando a quanto è trapelato, doveva essere in realtà il professor Platan, tipo una specie di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, poi scartata per mancanza di tempo. Come sappiamo, ormai da 15 anni in Pokémon il tempo è un'opzione che non possono prendere in considerazione, ma andiamo a vedere l'episodio. Ah, certo. Ah, non si è aperta ancora la voragine? Ah. Ma in contemporanea vanno allora, insieme. Ho capito, bene. Ci sta. Eccolo. Bene, bene, mi piace. Quello che doveva avvenire anche nel gioco, ma è stato fatto in maniera molto pacchiana. Vai, zii, distruggi tutto, cavolo! Così doveva accadere, no? Con le case ribaltate, però ancora in piedi, precise. È un po' una barzelletta quel gioco, però la storia ci sta. È anche piuttosto carina. Spiegata male, ma c'è. Devo spremere molta più energia dal Pokémon leggendario se voglio azionare l'arma suprema. La batteria va. Letteralmente. Caleb, dai. Fagli il culo, Caleb. Vabbè, è fighissimo Mega Gyarados, dai. È un leggendario. Certo però che Xerneas è bellissimo, eh. Accidenti. Cavolo. Oddio, i fan di Serena stanno per svenire. Ma non era quello il La tuo bellezza non è scopo? legata solo alla giovinezza e poi col tempo tutto cambia. Il mio sogno è far durare per sempre tutto ciò che c'è di bello al mondo. Il mondo è giunto alla fine del suo cammino. Oh, ma I bellissimo, Pokémon Carlo. spariranno a mio beneficio. È una possibilità, ma non significa che sia la cosa giusta. Guarda ora Kalos com'è bella. Non sopporto che le cose belle si sciupino, appassiscano e diventino sgradevoli. Un po' alla rosa, eh? Un po' come il Rose che voleva preservare il prestigio di Galar con la Notte Oscura. L'energia che appunto veniva Non mi aspetto che voi possiate dal comprendere Dynamax. quello che penso oppure come mi sento. Lo scopo originale di questa macchina era quello di ridare la vita, non di toglierla. È rimasta quasi senza energia. Ma è sufficiente per usarla un'ultima volta. Per il fluet di AZ, certo. Ridava vita al E io posso fluet darvi di una vita che non AZ. sfinirà mai. Quella macchina Unitevi a me serviva. per l'eternità e vivremo insieme nell'attesa di un Però mondo di doveva straordinaria sacrificarne bellezza. altre migliaia. Come
Comunque visivamente è fantastico. Per il momento è il migliore episodio, visivamente parlando, eh. Dimmi. Sì. Vivete in eterno con me. Ma se ci riesce. Sarebbe bellissimo vedere una linea alternativa dove ci riesce. Una linea temporale. I what if in Pokémon sarebbero fondamentali per narrare qualcosa di diverso. Tutta Kalos è sotto shock per gli avvenimenti della scorsa settimana. Perciò oggi vorrei condividere con voi un ricordo di Elysio in un momento diverso. Doppio giochista lei. Allenatori, ascoltatemi attentamente. Il futuro è ancora tutto da costruire. Ed è illogico credere che domani sarà uguale a oggi. Il potere di cambiare il mondo è nelle vostre mani. Impegnatevi a costruire un futuro migliore. Addio. E alla fine Elysio non è cattivo, è solo che aveva un'idea distorta di... del vivere per sempre, di preservare il mondo così com'è. Era talmente distorta che l'ha portato ad essere il cattivo. Però ragazzi... episodio migliore fino ad ora. I primi due mi sembravano quasi... un test per trovare lo stile adatto. E il terzo è uscito fuori benissimo. E da quello che ho capito, li stanno producendo di volta in volta. Non li hanno fatti tutti quanti insieme e poi sparati fuori. Li stanno facendo di volta in volta. Quindi ben venga che sentano anche il parere del pubblico. Spero che mantengano e che anzi magari migliorino anche la qualità nei prossimi. Stavolta il mixaggio audio era buono, i primi due episodi proprio pessimo. Il primo, tre voci ripetute allo sfinimento, con gli SFX, gli effetti sonori mixati alla bene e meglio. Nel secondo episodio labiale che non c'entrava perché la frase era più lunga quando potevano accorciarla in varie maniere. E non ci vuole ad essere esperti per tagliare una parola per far rientrare la frase. Comunque, detto questo, qua il comparto audio è perfetto. Così come anche il bitrate, stavolta non è stato un po' ballerino, ma anzi è stato preciso per tutto l'episodio, buonissimo, nonostante la sesta gen sia un po' la pecora nera del brand, riguardo la mainline purtroppo, ma io credo che il brutto del gioco di X e Y sia un paio di possibilità sprecate che non ci sono nel gioco, come alcuni eventi purtroppo. E soprattutto che la IA, l'intelligenza artificiale, è da buttare proprio e da riprogrammare da zero. Non esiste che si sia potuto partorire un'intelligenza artificiale pessima come X e Y. Nessun gioco della serie ha un'intelligenza artificiale brutta come quel gioco. Mi dispiace, ma è così. Nonostante Kalos sia godibile sotto un certo punto di vista. Ragazzi, ad ogni modo, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi è piaciuto questo episodio? Io scommetto di sì. E poi, fra due settimane, c'è l'episodio della quinta generazione. Non vedremo il drago originale. Ma, chissà. La speranza è l'ultima a morire. E chi vive di speranza, muore di speranza. Bye bye.